Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi è uno scopriamo, in pratica vi mostrerò le mie piccole sperimenti con la resina. In pratica, qualche giorno fa stavo registrando dei video in collaborazione per delle aziende e mentre registravo quei video mi sono un po' divertita a colare la resina anche in altri stampi, quindi adesso voglio mostrarvi il risultato. Il primo cabochon che ho colato è questo qui. Ho utilizzato questo stampino preso da comprato da AliExpress e ho colato appunto questo qui centrale che è il cabochon, quello più grande, e sono tutti quanti sfaccettati. Andiamo a vedere il risultato. Wow, davvero molto bello, lucidissimo, non presenta alcuna bolla, quindi sono davvero soddisfatta e non so se si nota, ma ci sono dei piccoli glitter fucsia e sembra quasi una galassia. Cioè, non so se fa anche a voi lo stesso effetto, ma è davvero spettacolare. Lo adoro, quindi non vedo l'ora di lavorarlo. Niente. Vi mostro le altre cosine, sempre con la medesima resina. Ho realizzato anche queste due coccine. Infatti, mi sembra che sì, tutte le cosine che ho colato sono di questo colore con questi glitter. Solo una cosina ho colato con il pigmento rosso e poi ve la mostrerò. Niente, andiamo a vedere queste coccine come sono venute. Aspettate che la tiro fuori. Allora, molto bella anche questa. Ovviamente devo un attimino togliere l'eccesso qui della resina, però davvero molto belle anche queste. Ah, dietro sono venute un po' di bollicine, però non fa nulla. Al limite andrò a utilizzarle in bead embroidery, così non si nota niente. E vado a ricoprire la parte qui del foro in modo che possa utilizzare tranquillamente in bead embroidery. Andiamo a vedere quest'altra, questa pure presenta qualche micro bollicina qui. Anche se sono stata più e più volte con questo afferino, cioè con l'accendino, ho ripassato più e più volte, ma non è bastato, si vede. Qui anche c'è un po' di eccesso che dopo vado a eliminare. E anche questa non presenta bolle. Mi piace davvero tanto questo piccolo esperimento fatto con i colori appunto della Reschimica. Ho utilizzato questo qui, questo colore qui della Reschimica, e poi all'interno ho messo questi glitter. Aspettate che ve li mostro, ce l'ho proprio qui davanti. Ho messo questi, che sono questi fucsia davvero molto belli, particolari, e poi ho messo questi qui, questi filini. Aspettate che prendo la scatolina che è dietro la telecamera, non voglio far casca nulla. Ed eccolo qua, ho messo questi qui, questi glitter che avevo preso in collaborazione con Hollycraft. Quindi davvero molto molto carino questo effetto, mi piace davvero tanto. Quindi, infatti non so se vi ricordate, ma avevo realizzato anche questi e sono spettacolari, infatti sono tutti quanti con la stessa colata di resina. Niente, andiamo a scoprire anche questa mega gocciolona. Qui sicuramente devo tagliare un bel po' di eccesso. Vediamo un po' com'è venuta. Aspettate che l'eccesso già lo sto eliminando in questo preciso istante. Ok, andiamo a vedere come è venuta. Wow! A parte tutta questa parte qui che devo eliminare, ma è stupenda. È davvero stupenda. L'adoro, cioè guardate che bella, a parte una gocciolona gigante, spettacolare, e non presenta neanche mezza bolla, cioè questa colata è stata fantastica. Non so se vi ricordate gli altri, cioè se avete visto gli altri video, quelli in collaborazione, ma avevo realizzato delle cose pessime, piene di bolle, e quindi sono soddisfatta che qui non sia presente neanche mezza bolla, quindi adoro. Niente, andiamo a vedere le altre cosine che ho realizzato. Aspettate che metto tutto qui. Ecco qua, ho utilizzato questo stampo di BB Craft, bello grande, e andiamo a scoprire. Vi mostro per prima queste gocce, anche qui c'è un po' di eccesso, ma sono molto carine. Questi stampi non presentano fori, infatti sono perfetti anche per queste goccioline per incastonarle al peyote, quindi volendo una volta limate qui nei bordi posso tranquillamente incastonarle, davvero molto molto belle. Vediamo la seconda. Ecco
bella anche questa. Poi questo anche presenta un po' di... ok, l'ho eliminato, aspettate, tolgo anche questa parte. Molto bello anche questo, bellissimo, un bel rombo o quadrato. Vediamo quest'altro, molto bello anche questo. Ah, qui presenta una micro bollicina qui in punta, però non è un problema, non so se si nota, eccola qua, piccolissima. Niente, vediamo queste altre creazioni. Ecco, qui c'è un bel po' di eccesso, un attimino che lo elimino, se no mi taglio le mani. Ok, molto carina questa goccina, aspettate, tolgo l'eccesso, molto molto carina. Vi mostro anche l'altra. Anche qui presenta un po' di eccesso sui bordi, ma non presenta appunto bollicine, quindi è perfetta. Poi questo quadratino, ovviamente devo togliere tutta la parte questa qui dei bordi, non presenta nessuna bollicina. Vi mostro anche l'altro, stesso discorso. No, anche qui non presenta nessuna bollicina. Poi vi mostro questi due ultimi. C'è questo, anche molto carino questo. Se non erro è la misura, sì, è più piccolo rispetto all'altro. Molto carino. Vi mostro l'ultimo, ed eccolo qua. Ecco, l'ultimo presenta una piccola bollicina qui, proprio mico qui nell'angolo. Niente, accantoniamo questo stampo. Vi mostro questo che è l'ultimo, aspettate che li metto tutti quanti qui, è il mio piccolo tesoro resinoso. Vi mostro questo qui, questo stampo l'ho acquistato da AliExpress. Faccio un po' di difficoltà per tirare fuori la creazione ogni volta, però questo genere di stampo, ecco, è volato. Dicevo, questo genere di stampo dà sempre grandi soddisfazioni. Vediamo un po' se riesco a tirare fuori il tutto. Ok, ok, più o meno c'è qualche bollicina, la punta è un pochettino rovinata, anche se sono stata lì con l'ago per far scendere la resina all'interno fino alla punta. Vuol dire che questo in qualche modo andrò ad aggiustarlo con la resina UV, però tutto sommato qui deve essere limato. Presenta anche una bollicina qui, però tutto sommato non so sto pigmento da dove arriva. Tutto sommato è caruccio anche questo, è molto carino. Questo l'avevo realizzato in passato in arancio, aspettate, non so se ce l'ho qui a portata di mano per mostrarvelo, ed eccolo qua. Questo è davvero spettacolare. Questo, anche in questo caso l'avevo limato, infatti adesso devo andarlo a lucidare con la resina UV. E qui la punta era perfetta, invece in questo caso sembra tronca. Niente, vi mostro l'ultima cosina realizzata appunto in resina epossidica, che è questo cubotto. Questi sono gli stampi presi da Hollycraft, un attimino, sperando che riesco. Ok, ok, cubettino, devo limarlo e lucidarlo, e devo anche sistemare questa bollicina qui nel lato, ma tutto sommato un cubetto semplicissimo, niente, un mezzo fake, però devo un po' restaurarlo.
Sono davvero soddisfatta di tutte le creazioni e poi adoro come ho mixato appunto la resina con questi glitterini all'interno, creando appunto questo effetto un po' galassia. Niente, il video termina qui, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!